Amici in 3 minuti, oggi mi trovo in compagnia dell'architetto Giuseppe Giugno, presidente dell'associazione Nissena Alchimia. Architetto, ci può parlare di questa associazione? Che cos'è? Sì, Alchimia è un'associazione nata nel 2013, un'associazione di promozione sociale finalizzata in particolare alla valorizzazione culturale del territorio. Diversi sono gli eventi che sono stati realizzati dal 2013 ad oggi, eventi centrati sulla ricerca, riscoperta, divulgazione delle principali emergenze architettoniche presenti nel nostro territorio, ma tutti questi eventi sono stati volti anche alla valorizzazione del patrimonio immateriale, quindi delle tradizioni, dei canti del passato, ecco, che ci sono stati tramandati nel corso dei secoli. Chi può far parte dell'associazione? Può far parte, ecco, chiunque senta dentro di sé il bisogno di avvicinarsi alla storia, ecco, del nostro territorio, del territorio della Sicilia centrale. Alchimia non è un'associazione che opera soltanto su Caltanissetta, ma ha sviluppato nel corso delle sue attività degli interventi anche in territori prossimi alla città, e molte sono le iniziative che coinvolgeranno nel corso dei prossimi mesi altre città, penso, ecco, a San Cataldo, Calascivetta e così via dicendo. Parliamo appunto di incontri. Nel mese di giugno mi sembra che ci sono alcuni appuntamenti importanti. Sì, quest'anno noi riproponiamo alla città, ma in realtà a tutta la Sicilia centrale, la terza edizione dei Dialoghi di Alchimia. Dialoghi che hanno come obiettivo la valorizzazione in chiave culturale del nostro centro storico. Ecco, proprio per questo motivo i diversi appuntamenti che vanno da giugno a settembre troveranno sviluppo in tre diversi contesti urbani. Prossimi, ecco, a luoghi storici della città, la chiesa di San Giuseppe, la chiesa di San Domenico, e nell'ultima fase, ecco, di questi dialoghi, quest'anno proietteremo la nostra attenzione anche alla periferia urbana, per certi versi anche una periferia sociale, il quartiere di San Marco, che consentirà, ecco, alle persone che lì risiedono di poter riscoprire alcune pillole della nostra storia locale e non. Il calendario dei dialoghi di Alchimia è un calendario che partirà il 21 giugno con un incontro tenuto dalla professoressa Marina Castiglione, docente di linguistica dell'Università degli Studi di Palermo, e terminerà il 25 settembre. Molti sono i relatori coinvolti all'interno di questa rassegna culturale. Sono tutti studiosi di storia, storia dell'architettura, storia anche della cucina, e sono previsti all'interno di questa rassegna culturale anche dei laboratori artistici, dei laboratori di pittura e dei laboratori di arte plastica. Uno dei momenti più interessanti di questa nostra rassegna culturale è la visita prevista per il 10 agosto, quindi notte di San Lorenzo, al monumento del Redentore. Tra gli appuntamenti ci sarà anche un intervento sulla storia della botanica nella Sicilia centrale. Un altro intervento sullo sviluppo dell'architettura civile, dell'architettura sacra nella Sicilia centrale tra 7 e 800, e un ultimo intervento sulla riscoperta e valorizzazione delle edicolette votive, ancora presenti nel nostro centro storico, espressione viva e sempre rilevante della pietà popolare.